Grazie Presidente Di Marco. La parola adesso al Presidente Pizzul. Grazie Presidente. È una scortese e sleale asserzione quella che attribuisce ogni cosa fra noi al favore della natura e all'amenità del cielo. E se il nostro paese è ubertoso e bello, e nella regione dei laghi forse il più bello di tutti, possiamo dire, ezian Dio, che nessun popolo svolse con tanta perseveranza d'arte i doni che gli confidò la cortese natura. È una citazione da Notizie naturali e civili sulla Lombardia di Carlo Cattaneo, scritto nel 1839. Tra l'altro tratta da una pubblicazione degli Oscar Mondadori, finanziata da Regione Lombardia dall'allora assessore Ettore Adalberto Albertoni, che era assessore alla cultura e all'identità, che recuperò l'opera Omnia di Carlo Cattaneo. Perché ho citato questo passaggio, che tra l'altro è il passaggio conclusivo di queste Notizie naturali e civili della Lombardia? Perché fotografa alla perfezione quello che è la mission del Parco Sud. Il Parco Sud Milano, Parco Sud Agricolo Milano, è esattamente la fotografia di quello che Cattaneo definiva come l'elemento fondamentale della ricchezza del territorio lombardo. Un territorio lombardo che non deve la sua fortuna solo, come diceva Cattaneo, alla sorte, alla natura al cielo e a quant'altro, ma all'operosità dei lombardi che nei secoli hanno fatto di quel territorio, che adesso è parte del Parco Agricolo Sud Milano, uno dei territori più fertili d'Europa. Grazie all'attività dei cistercensi, degli umiliati, grazie all'attività poi nel 700 e nell'800 di tutti i canali navigabili, ma anche del reticolo idrico minore, che hanno reso così fertile e ricco d'acqua utilizzabile quel territorio è il simbolo di una natura che si coniuga alla perfezione con quella che è l'attività dell'uomo. E allora la mission del Parco Sud, che lo hanno ricordato anche altri in quest'aula, nasce da un'iniziativa di legge popolare che poi ha visto alla fine degli anni Ottanta l'interesse e l'impegno dei comuni e poi ha trovato sintesi in una legge regionale che ha recepito questa attività dal basso. Questa attività ha permesso di creare un parco che ha, nella tutela e nel recupero paesistico e ambientale delle fasce di collegamento tra la città e la campagna e nella connessione delle aree esterne con i sistemi di verde urbano, una delle sue caratteristiche principali, che va mantenuta e che i comuni in tutti questi anni sono riusciti, con tutte le fatiche del caso, però a rendere viva e a utilizzare come elemento di ricchezza del territorio. E ancora, è un parco che garantisce un equilibrio ecologico per un'area molto fragile come quella della città metropolitana. E ancora, nella sua mission, ha la salvaguardia, la qualificazione e il potenziamento di quelle che tecnicamente si definiscono attività agro-silvo-culturali. In realtà è l'attività agricola, che trova in quel contesto la possibilità per valorizzare al meglio la qualità in un territorio che senza la tutela del parco avrebbe visto grosse problematiche nella gestione di un'agricoltura che potesse definirsi innovativa, moderna e sostenibile. E l'altro elemento che il parco garantisce, in connubio con gli altri, è quello della fruizione culturale e ricreativa da parte dei cittadini. A livello culturale, quest'area, tra abbazie, castelli, costruzioni storiche, è forse una delle più ricche di concentrazione culturale e la presenza del parco ha contribuito a valorizzare, custodire e speriamo anche promuovere per il futuro. Perché ho fatto questa lunga introduzione? Perché in questo progetto di legge, di tutte le cose che ho detto fin qui, lo hanno sottolineato anche altri, si parla ben poco. E il focus e l'obiettivo del parco dovrebbe essere esattamente questo, quello di recuperare la sua mission affinché questo autentico tesoro dell'identità lombarda, per come la raccontava Cattaneo ma per come esiste ancora oggi, possa venire custodito e
promosso nell'ottica di quella sostenibilità ambientale e quella transizione ecologica che trova nel Parco Sud o può trovare un laboratorio di straordinario interesse. Però è lì che bisogna puntare. E guardate, le discussioni di questi mesi si sono concentrate moltissimo sulla governance, che se non è funzionale a quello che ho raccontato fin qui, rischia di essere un danno. Perché il problema non è chi comanda il Parco Sud. Il problema è far sì che tutta questa tradizione, tutto questo impegno che nasce dal basso, non diventi un patrimonio, una proprietà di qualcuno, ma rimanga un patrimonio diffuso di quel territorio. E allora credo che l'originalità del Parco Agricolo Sud lo distingue nettamente dalle altre aree naturalistiche lombarde e va preservata con l'impegno, diciamo così, di governance multilevel, direbbero in Europa, di governance che coinvolge gli enti locali, le realtà che sul territorio operano, la città metropolitana, la regione, che non devono fare a gara per chi comanda, ma devono trovare la migliore misura per garantire quella governance multilivello che ha fatto la fortuna del parco e la farà, se ben concertata, anche per il futuro. Allora noi, lo anticipavano già altri, noi voteremo contro questo progetto di legge, non tanto perché al momento non abbiamo trovato delle occasioni di confronto e in estremis anche di mediazione, ma perché ci sembra che il percorso fatto e le modalità con cui si è trattato questo tema non siano rispettose della ricchezza che ho provato a descrivere in maniera sintetica in questo mio intervento. E allora, con l'auspicio che si possa d'ora in poi guardare al Parco Sud nell'ottica anche di quel parco di cintura metropolitana che quest'Aula ha deciso per legge che prima o poi si dovrà istituire, come di una ricchezza inestimabile non per la città metropolitana, non solo per i comuni che lo compongono, ma per tutta la regione Lombardia e per l'intera area della pianura padana, ecco, credo che abbiamo con questa legge fatto un solo passo avanti, lo diceva anche Matteo Piloni, quello di rendere ente pubblico di fatto questa realtà, ma abbiamo per il momento apparecchiato le carte per una nuova governance che è tutta da costruire e che mi auguro veda il coinvolgimento di tutti quei soggetti che prima ho definito con un unico obiettivo: far sì che questo tesoro, che è un tesoro, ribadisco, dei comuni, della città metropolitana, dell'intera Lombardia, venga preservato e venga consegnato al futuro di questa regione che deve essere innovativo, sostenibile e all'insegna della transizione ecologica. Il Parco Sud può essere uno straordinario laboratorio e speriamo che tale non solo rimanga, ma diventi sempre di più. Quindi, con un voto negativo, un voto contrario del Partito Democratico per il percorso fatto e la modalità di metodo che non ci è piaciuta, auspichiamo davvero che questo possa essere un punto di partenza per tornare a parlare di quello che deve essere, può essere ed è già in parte oggi il Parco Sud. Grazie Presidente Pizzul, la parola alla consigliera Scuola.